Benvenuto in questo nuovo tutorial. Io sono Elisa, per chi non mi conosce. Oggi riapriamo la rubrica punti e spunti. Allora, il venerdì riuscirà di nuovo questa rubrica e oggi andremo a vedere come utilizzare il piedino per le cerniere e quindi due tipi di cerniera. Non ci perdiamo in ciance e partiamo subito con il tutorial. Allora, amiche, per molti la parola cerniera mette paura. E all'inizio anch'io. Vi faccio vedere con una semplice cerniera e con tanta fantasia cosa si può fare con una cerniera. Avete visto? Da niente. Guardate, eh. Eccola qua, è fatta completamente di cerniere, cioè veramente è un'unica cerniera al metro e esce fuori una bella pochette, borsetta. Vedete, alla fine poi sono anche simpatiche. Va bene, dai. Allora, vi faccio vedere i piedini. Normalmente viene in dotazione, viene dato questo qui, eccolo qua. Esiste anche questo qui che è più stretto e va attaccato qui all'asta, quella della nostra macchina da cucire. E poi c'è questo che è per le cerniere invisibili. Questo lo vedremo in un altro tutorial. Oggi vedremo come poter attaccare la cerniera normalmente oppure nascosta. Partiamo subito da quella normale. Allora, per le principianti o per chi proprio ha repulsione per le cerniere, io consiglio di acquistare una cerniera più lunga di quanto ci occorre. Vedete, c'è il cursore e questo qui che praticamente è dove poi si ferma il cursore, quindi il blocco, devono stare al di fuori della misura dei tessuti. Ok, basta pochissimo, è 1 centimetro. Questo perché? Perché ci permetterà di cucire lungo i binari senza dover il piedino toccare il cursore, che è la cosa più antipatica. Detto ciò, noi iniziamo subito con l'applicazione. Io vi faccio vedere come è semplice fare una fodera. Quindi adesso vi faccio vedere come poter realizzare subito la fodera in un unico passaggio. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il dritto del tessuto che dobbiamo mettere all'esterno, mettiamo il dritto, cioè quello con il cursore, lo mettiamo proprio a filo. Vedete? Qui, a filo qui. Sia la fine della cerniera che il cursore devono stare nella parte esterna del tessuto. Ok? Poi che cosa facciamo? Mettiamo il pezzo del tessuto che abbiamo scelto per la fodera e mettiamo sempre dritto su dritto del tessuto, dritto su dritto. Questo invece dovrà combaciare con il tessuto, sia sotto che sopra, perché sono tagliati in egual misura. E adesso andiamo a fissare o con le spille o con le pinzette. Mettiamo le clip e andiamo sotto macchina. Ecco qua. Allora, amiche, eccoci qua. Questo è il piedino.
come vedete ha due agganci. Voi per capire quale dovete utilizzare non fate altro che prendere la cerniera, guardare il binario, ci mettete sopra il piedino e vedete che è questo che sta alla mia sinistra. Ok? Vedete che scorre sopra al binario? Quindi non fate altro che togliere il piedino che è già sotto, ci andate a mettere questo, lo bloccate e siete tranquille che è quello che dovete utilizzare. Dopodiché riabbassate sempre, vedete i tessuti sono a filo cerniera, il cursore è fuori. Abbassiamo e iniziamo a cucire, ok? Con un punto dritto, senza problemi. Eccoci qua, abbiamo effettuato la cucitura. Adesso non facciamo altro che aprire. Ecco qui, questo è il rovescio e questo è il dritto. Adesso cosa si fa? Si mette l'altro lato, quindi andiamo a mettere il tessuto questo a pois con sopra quello a pois, quindi dritto su dritto e sempre a filo cerniera e a filo anche qui del bordo. Quindi dobbiamo fare attenzione a solo a queste due cose. Filo qui del tessuto e dritto qua, ok? Una volta fatto questo lo andiamo a fissare sempre con le nostre clip o spille che siano. Adesso mettiamone solo due perché dobbiamo girare e mettiamo il tessuto che avete scelto per l'interno dritto su dritto. Sempre filo tessuto e filo cerniera. Mettiamo anche questa centrale e adesso andiamo di nuovo sotto macchina. Eccoci qua, abbiamo cucito anche la seconda parte, quindi andiamo ad aprire. E ci troviamo in questa situazione, il rovescio e il dritto della nostra chiusura lampo. Adesso non ci resta che fare una bella ribattitura in modo tale che il tessuto che è all'esterno e quello interno siano ben bloccati alla nostra chiusura. Quindi andiamo sempre sotto macchina. Allora, iniziamo a fare la cucitura per ribattere la cucitura qui. Iniziamo. La nostra cucitura è stata fatta, ok? Quindi la facciamo anche dall'altra parte. Eccoci qua, abbiamo fatto la cucitura. Vedete, abbiamo fatto la ribattuta. Adesso la chiusura lampo diciamo che è messa, giusto per completare diciamo questo tutorial non facciamo altro che aprire la cerniera e dare un punto qui dove rimane aperto, noi lo uniremo, poi aprite i due tessuti, quindi avanti cioè il tessuto esterno con quello interno, faremo una cucitura lasciando sull'interno un'apertura, ci mettete sempre come misura la vostra mano. Ecco, io mo ci metto due spille per tenere diciamo il segno. Dopodiché cosa facciamo? Iniziamo a
cucire dalla prima spilla avanti e indietro, cuciamo tutto intorno e ci fermiamo alla seconda spilla, sempre avanti e indietro, lasciando questo pezzettino aperto poi per poter svoltare. Ricordatevi sempre di lasciare la cerniera aperta e di dare un punto qui, in modo tale che rimane ben unita quando noi andiamo a cucire. Facciamo questo. Allora, abbiamo fatto la cucitura tutta intorno. Adesso andiamo a rifilare la cerniera. Tagliamo gli angoli. Dalla parte questa qui che abbiamo lasciato aperta possiamo andare a svoltare. Eccolo qua. Il nostro astuccio è bello che è fatto. Ecco qua. Avete visto? Non ci vuole niente. La chiusura è messa. Eccola qui. Rifinito dentro. Fuori. Ecco qua. Allora, il nostro astuccio è fatto e adesso andremo a vedere la cerniera nascosta. Allora, per fare la cucitura nascosta, che poi è quella, per esempio, avete delle borse con dentro una chiusura a lampo, una cerniera, quella è la cerniera nascosta. Quindi una borsa, può essere anche una pochette, perché no? Avere una tasca esterna, insomma, utilizziamo il pezzo di stoffa che dovrete utilizzare per fare, per esempio, l'interno della borsa. Quindi utilizzate quel tessuto lì e a quel tessuto lì c'è da fare dei calcoli. Quindi dobbiamo prendere una striscia di tessuto grande quanto grande sarà la vostra tasca. Quindi, una volta stabilito la misura, noi la andiamo a piegare e mettiamo il dritto col dritto così. Quindi, verso di voi avrete il rovescio della tasca, ok? Quindi, la cerniera deve essere più piccola del tessuto che avete scelto, la misura del tessuto che avete scelto. Dopodiché noi partiremo dall'alto con una penna cancellabile, che io adesso non vedo, eccola qui. Allora, come vi dovete comportare? Dobbiamo scendere di 3 centimetri, quindi iniziamo a prendere i 3 centimetri, tracciate una linea da questi 3 centimetri della linea. Dall'estremità dovete rientrare di 3 centimetri e fate un segno. Perfetto. Da questi punti noi adesso andremo a disegnare un rettangolo di un'altezza di 1 centimetro per la dimensione che abbiamo adesso disegnato, ok? Quindi 1 centimetro
un centimetro e tracciamo la linea. Io di questo vi lascerò giù nell'info box il cartamodello, così non avrete nessun tipo di problema. Ok? Adesso apriamo e pieghiamo a metà questo che abbiamo appena fatto. Marcate per bene con la mano. Questo servirà solo per stabilire il centro del nostro tessuto. Facciamo la stessa cosa sul tessuto, quello dove dobbiamo applicare la tasca, quindi il dritto all'interno. Andiamo a marcare bene il centro. Questo si può fare anche con la mano. Riaprite il tessuto con il dritto rivolto verso di voi, mettete dritto su dritto e dovranno combaciare i tessuti. Ok, quindi la metà con l'altra metà. Una volta stabilito ciò, con gli spilli fissiamo. Fissiamo il tutto. Io adesso con una penna normale rifaccio il segno in modo tale che adesso ve lo inquadro da vicino e vedrete per bene il disegno che ho fatto perché con la cancellabile non si legge molto. Allora, amiche, eccoci qua. Questo è quello che abbiamo disegnato. Adesso dobbiamo far altro che andare sotto macchina e fare con un punto dritto la cucitura tutta intorno. Ecco, perfetto. Adesso facciamo questa cucitura. Ecco qua, abbiamo fatto la nostra cucitura. Ok? Dopo aver effettuato tutta la cucitura intorno, noi con un righello dobbiamo andare a fare una linea al centro, quindi di mezzo centimetro. Prendiamo la misura. Allora, mezzo centimetro. Mezzo centimetro, facciamo la linea. Ecco qua. A questo punto dovremmo disegnare una V. Vedete? Ecco qua. Stessa cosa da quest'altra parte. All'incirca di un'altezza di un centimetro, così. Poi cosa facciamo? Andiamo con le forbici a tagliare. Dobbiamo tagliare lungo questa linea che abbiamo appena effettuato e lungo questa V, diciamo. Non dobbiamo tagliare questo. Vedete, dobbiamo andare a fare il taglio per tutta la lunghezza. E queste alette, questo pezzettino no, ok? Allora, intanto lo pieghiamo e facciamo il primo taglietto. Entriamo, così vi faccio vedere. Arrivate fin qui, dopodiché andate a tagliare l'aletta, ok? Ecco così. Facendo attenzione di non tagliare il filo, quindi arrivate proprio fino lì, ma non tagliate il filo nel modo più assoluto, eh? Ecco, questo taglio qua, vedete? Tagliamo fino qua. Eccoci di nuovo qui e poi tagliamo le diagonali, ma ecco, facendo attenzione a non arrivare alla cucitura. Oh. Dopodiché fate passare la tasca all'interno tutta quanta.
ecco qui. E adesso dovremmo stirare. Quindi cambio un attimo inquadratura e stiriamo. Allora, eccoci qua. Adesso prendiamo il ferro da stiro e iniziamo a dare una bella schiacciata alla nostra. Qui ci vuole un po' di pazienza, ragazze, ma ne vale la pena, eh? Allora, dopo aver stirato per bene, non dobbiamo far altro che inserire la nostra cerniera. Allora, prendiamo la cerniera, la mettiamo sotto, mettiamo sopra e fissiamo con gli spilli. Allora amiche, eccoci qui, pronte per cucire. Andiamo piano piano. Allontaniamo il cursore. Ago abbassato, alzate il piedino. Continuiamo a cucire, qua ci fermiamo, giriamo, facciamo la cucitura, ci fermiamo, ago abbassato, scendiamo, ago abbassato, alziamo, facciamo passare il cursore, togliamo la spilla. Eccoci qua, abbiamo cucito la nostra cerniera nascosta. Adesso non dobbiamo far altro che appareggiare quello che c'è in più della nostra cerniera a filo del tessuto della tasca dentro. Poi la chiudete e piegando questa esterna andiamo ad effettuare una cucitura ai lati. Ok, bene amiche, eccoci qui, l'abbiamo terminata la nostra bella tasca nascosta. Eccola, bella cucita qui. Poi nel momento dell'assemblaggio di quello che dovete fare verrà chiusa anche sopra. Ok, adesso vi faccio vedere un mio vecchio progetto che trovate sempre nei miei tutorial, e questa era la tasca che avevo preparato all'interno e che tante mi state chiedendo. Vedete, è pieno di tasche. Andatela a vedere questo tutorial perché è interessante. Ok, spero che questo tutorial vi sia stato di aiuto. Che dirvi? Io vi strizzo come al solito in un forte abbraccio, vi saluto e vi invito a condividere i miei tutorial, a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un saluto che a me fa tanto tanto piacere e al prossimo tutorial. Ciao amiche!